Allora, ciao ragazzi, un saluto qui dalla Germania, l'Ambenedetto. Mi hanno chiesto un confronto salari Germania-Italia. Ragazzi, il gap forte per quanto riguarda i salari qui in Germania è sul pubblico. Sul pubblico, se lavori per il pubblico, per lo Stato. Perché un poliziotto guadagna, penso, il doppio, quasi il doppio rispetto a uno italiano, un professore di scuola o di asilo guadagna nettamente più di un professore o di insegnante che c'è in Italia, un pompiere la stessa cosa, cioè tutta questa serie di lavori c'è veramente un gap quasi, secondo me, doppio. Non c'è un enorme gap invece dal punto di vista se fai i lavori più umili, quello no. C'è un gap salariale, secondo me, per quanto riguarda i lavori invece più specializzati. Un operaio specializzato in Italia può arrivare, non so, a 1.600, 1.800, 2.000, 2.002. Beh, qui può arrivare a 3.000. Un autista di bus può prendere 600-700 euro in più rispetto al collega italiano. Esiste un gap, però non è così enorme su alcuni lavori. Su alcuni lavori siamo, diciamo, abbastanza simili allo stipendio italiano medio. Anzi no, perché anche qui mi sa che sto dicendo delle cretinate. Nel senso che comunque qui in Germania, no, anche qui mi sa che c'è un gap anche qui, anche forte, anche sugli stipendi, diciamo, dei lavori anche più semplici da fare, perché siccome qui in Germania c'è il reddito minimo garantito, cosa che a voi in Italia è stato bocciato anche da questo governo per l'ennesima volta, perché ovviamente a voi piace tutto quello che è destroide neoliberista, qui in Germania parti con uno salario minimo attorno ai 12, mentre in Italia ci sono un mare di situazioni di lavoro in nero o sottopagato, non so, gente che fa magari, che ne so, lavori tipo di vigilanza o lavori cameriere, cioè lavori anche abbastanza lavapiatti, non lo so, lavori un po', diciamo, non così specializzati, dove magari prendono 4-5 euro all'ora, 6 euro all'ora, mentre in Germania sei al doppio, perché col salario minimo sei comunque al doppio, quindi Il gap salariale esiste, a vantaggio ovviamente della Germania, perché il reddito pro capite è più alto, nettamente più alto rispetto all'Italia, ma questo non lo dico io, lo dicono le classifiche, cioè gli stipendi mediamente in Germania sono più alti dell'Italia. Chi viene a dire che non è vero sta raccontando una fesseria, cioè in Germania il mio amico che fa il professore in Italia non avrebbe guadagnato 4.000 euro al mese a fare il professore di scuola universitaria. Lui fa il professore di scuola superiore. Certo, anche per esempio per gli infermieri, io ho un amico che qua guadagnava più rispetto all'Italia, non tantissimo di più, poi si è spostato adesso a lavorare in Svizzera tedesca e guadagna 8.000 franchi al mese. È chiaro che in Svizzera sono alti, però il costo della vita è molto più alto. Quindi stipendi sono più alti in Germania, ok? Sicuramente, ok? Il gap inizia se sei più specializzato. La cosa positiva è questa, che il costo della vita, con gli aumenti che sono stati in Italia, comunque, il costo della vita in Germania, se lo paragoniamo all'Italia, io parlo per, diciamo, dalle mie zone, poi È vero che da noi, per esempio dal nord Italia al sud, c'è sempre stata una differenza, però anche adesso mio amico Stefano adesso era in Basilicata, mi ha detto che nei supermercati i prezzi sono come al nord Italia, anche al sud adesso è aumentata il costo della vita, non è più così questo gap che c'è fra nord e sud Italia. Vabbè, quello che voglio comunque dirvi è che in Germania il costo della vita, se preso a 360 gradi, è sicuramente non più alto dell'Italia. Anzi, forse in alcuni casi, se tu vedi, cioè le autostrade sono sempre gratuite, è un passaggio di proprietà costa 10 volte meno rispetto all'Italia. Allora, la vita in Germania non è economica, ma sicuramente non è più cara dell'Italia.
dove gli stipendi sono comunque più bassi, ok? Non è più cara. Posso dire, va bene, in Germania abbiamo un costo della vita paritetico con l'Italia, sì, vabbè, dai, diciamo, anche qui è aumentata la vita, più o meno il costo della vita è uguale, ok? Ma gli stipendi comunque sono un po' più alti, e in alcuni casi molto più alti, però dipende da quello che tu sai fare. È un paese meritocratico. Non pensate di venire in Germania, non sapere fare nulla e non spiaccicare una parola di tedesco, ma soprattutto non sapere fare nulla e pensare di guadagnare. Io mi posso anche permettere, anche se ho fatto un B1, oggi ho perso tantissimo il tedesco, di non parlarlo correttamente, perché io sono altamente specializzato, sono un project manager engineering, faccio impianti automatizzati per la produzione partendo da zero, ho 35 anni di esperienza, ti sparo giù con tridimensionale, ti sparo giù impianti di automation technology, feeder, robotica, però io ho una specializzazione forte. Se hai una specializzazione forte puoi permetterti di andare nelle aziende, addirittura avere quello che ti traduce per te, oppure comunque cavartela un po' con l'inglese. Però se andate a lavorare, fate dei lavori, il cameriere devi sapere il tedesco, non è che puoi andare lì pim pum pam, ok? Cioè dipende un po' quello che sapete fare. E anche io, che comunque rispetto a anni fa ho perso il tedesco, perché lo parlavo abbastanza bene quando ho fatto poi finito il corso, e ho perso l'80%, ho perso l'80% forse, anche io adesso mi devo rimettere un po' a studiarlo, mi devo rimettere a fare un po' di lezioni, devo andare a iscrivermi alla scuola e farlo. Cioè, anche io non è che mi posso permettere qui di andare A, B, C, ok? Vi saluto, ragazzi.